Pietro Barbieri. Grazie. Sì, anzitutto grazie alla WISP per l'organizzazione di questa giornata e per tutto il supporto che c'è stato nel costruire il parere che è stato più volte citato. Dovrei fare un lungo elenco delle persone con le quali ho collaborato, a partire da Tiziano evidentemente, negli anni, ma davvero un lungo elenco di tante persone che hanno costruito, che continuano a costruire opportunità per tutti, per garantire che lo sport possa essere effettivamente un veicolo di benessere, di inclusione e di opportunità nuove. Fermo restando che condivido quanto diceva il Ministro Orlando sul tema delle diseguaglianze e quindi sul recupero dell'idea della dimensione popolare anche dello sport, insomma, però anch'io non chiedo certo nessun cambiamento di nome. Allora, prima di tutto, che cos'è un parere del CESE? Il CESE, come noto, è il Comitato Economico e Sociale Europeo, è la rappresentanza di tutta la società civile, imprese, lavoro e terzo settore. Siamo divisi in tre gruppi, io sono vicepresidente del terzo gruppo. E rappresento lì il forum del terzo settore, che purtroppo sì, è un compito improbo, che è quello di riuscire a chiudere questa benedetta riforma che mi vide all'epoca portavoce quando fu approvata in Parlamento. Non credevamo ci volesse tutto questo tempo, anzi Orlando sta facendo uno sforzo importante per portarla a conclusione e speriamo davvero che sia la volta buona, perché abbiamo assistito a periodi di assoluto vuoto in questa legislatura, soprattutto che era quella che avrebbe avuto il compito proprio di mettere in campo la parte attuativa. Quindi un parere che cos'è? Fondamentalmente è lo strumento attraverso il quale la società civile europea, lì rappresentante, cerca di mettere nell'agenda europea un nuovo tema, un parere d'opinione, cioè proprio, mentre invece il CESE esprime pareri su tutti gli schemi di direttive europee, analogamente a quello che fa il Parlamento. Ovviamente il Parlamento con forza molto maggiore, sia istituzionale che politica, noi esprimiamo pareri su tutti gli schemi di direttiva europea. C'è un rapporto molto solido con la Commissione, col Parlamento, e quindi normalmente, come dire, cerchiamo di far funzionare quelle istituzioni che sono oggetto di revisione, speriamo con la conferenza sul futuro dell'Europa, perché talvolta troppo farraginose. Come nasce questo parere? Nasce da un'iniziativa della WISP, quando ancora era presidente Vincenzo Manco, insieme a Tiziano e una bella delegazione vennero a conoscere le istituzioni europee, e da lì è nata l'idea, come dire, di fare in modo che le istituzioni europee si facessero carico dei temi che oggi sono stati già declinati in maniera molto chiara e forte. E nasce prima della pandemia, questo va detto, nasce prima della pandemia, ma questo lo sottolineo per una questione, perché in realtà i temi che stiamo sottoponendo hanno visto inevitabilmente un'accelerazione nell'epoca pandemica, ma non certo una novità. Insomma, ciò di cui stiamo parlando, la forza o meno di riuscire a includere nelle attività sportive persone che oggi sono cittadini, fasce sociali che ne sono escluse, piuttosto che valorizzare e rafforzare il tema della prevenzione e dell'inclusione sociale, prevenzione quindi sul piano del benessere, l'inclusione sociale sul piano inevitabilmente delle opportunità che questo racchiude, bene, tutto questo non ha trovato nessun genere di iniziativa europea in questa direzione, per cui abbiamo, come dire, deciso di mettere noi la chiave nel motore europeo e cominciare a,
come dire, a innescare un meccanismo positivo perché le istituzioni europee se ne potessero far parte, far carico, basandoci sul Trattato di Lisbona, dove ci sono chiaramente dei temi già aperti, cioè la valorizzazione dello sport sul Trattato di Lisbona, che è una specie di costituzione europea, insomma adesso speriamo che ce ne sia una nuova e definitiva nel futuro dell'Europa, però è un passaggio fondamentale quello del Trattato di Lisbona. Bene, in quel trattato viene valorizzato lo sport in maniera molto significativa, proprio sulla sua componente di benessere, di salute di opportunità di inclusione, quindi di rimozione di ostacoli. La nostra Costituzione, l'articolo 3, credo lo dica in maniera molto chiara, il pieno sviluppo della personalità passa anche attraverso l'attività motoria. La nostra Costituzione parla del pieno sviluppo, questa è la mia aggiunta, ma credo che sia fondamentale. Da qui, inevitabilmente, l'idea di spingere molto in là. E quindi il parere con cui, ripeto, abbiamo collaborato con molti della WISP, ma in particolare, lo devo dire, con Vincenzo Manco, che entra nel merito molto più di me, che è stato prezioso nella molto prezioso nella collaborazione per la costruzione di questo parere, e quindi saprà esattamente dire. Ma insomma ci sono due direttive centrali. La prima è chiara, è quella di dire ci sono persone che durante la pandemia, ma potremmo dire anche prima della pandemia, non hanno avuto accesso all'attività motoria. Con questo hanno peggiorato il loro stato di benessere fisico e psicologico. E quindi abbiamo bisogno, come dire, che prima di tutto nelle deprivazioni materiali che le persone possono avere nella loro vita ci sia anche quella dell'attività sportiva. Tra le deprivazioni materiali c'è ovviamente l'accesso all'acqua, al cibo e via discorrendo, ma anche l'attività motoria. Si diceva che sono 20 milioni di persone in Italia, sono una parte assai consistente della popolazione italiana che, si può dire altrettanto della popolazione europea, che è in grado di, che fa attività sportiva, è in grado di farlo. E magari molti altri lo vorrebbero fare e non possono farlo. Per cui, come dire, il tasso di deprivazione sportiva, la proposta del tasso di deprivazione sportiva sostanzialmente rappresenta questo elemento, quello di chiarire che esiste nella condizione di vita di ogni cittadino europeo la possibilità, anzi, la possibilità di fare un'attività sportiva o l'impossibilità, e questo ne determina poi ulteriori traiettorie. La seconda questione ovviamente è che lo sport non può essere attività sportiva di base, quindi per tutti, non può più essere un'attività lasciata al privato, a un rapporto tra privati. In larga parte d'Europa le organizzazioni che si occupano dell'attività sportiva di base sono organizzazioni no profit. Non chiamiamolo esattamente terzo settore, perché sennò andremo nella legge italiana con tutte le sue definizioni. Sono sostanzialmente organizzazioni no profit. Ebbene, tutte queste organizzazioni campano grazie alla straordinaria capacità dei loro dirigenti territoriali. Dobbiamo dirlo, a prescindere dalla pandemia. Con la pandemia poi la questione si acuisce ancora di più e quindi abbiamo una situazione sicuramente che è andata peggiorando e circoli che alle volte non c'erano fatta, essendo fondamentalmente sulle spalle di poche persone e senza dei contributi effettivi. Allora da qui inevitabilmente una richiesta molto chiara che nei programmi finanziari economici dell'Unione Europea lo sport diventi una, lo sport di base, ripeto, diventi una delle questioni che possa essere sostenuta e finanziata, non solo nell'Erasmus Plus, sul quale stiamo già lavorando per nel prossimo triennio per costruire, questo diciamo nel nostro documento, un ulteriore aumento della parte sportiva, ma in tutti i finanziamenti. Perché se è vero, come è vero, che sono milioni, decine di milioni nel nostro paese,
ma in Europa in maniera analoga troviamo numeri analoghi sostanzialmente bene, allora è chiaro che ci vuole un'attività di interesse pubblico e il pubblico deve riuscire a sostenere chi mette in campo tante energie per costruire lo sport di base. Si può dire altrettanto sul tema dell'incrocio con la scuola, che affrontiamo, perché ovviamente dentro, fare attività sportiva dentro la scuola sembra ormai diventata una chimera, ma insomma crediamo che questo debba essere un passaggio inevitabile, ma anche nel lavoro, cioè è evidente che un lavoratore che ha un suo spazio per poter mantenere una capacità fisica è portato inevitabilmente a lavorare meglio, ad avere più opportunità da questo punto di vista. E bisogna dire che le parti sociali, e questo è uno dei vantaggi del Comitato Economico e Sociale, le parti sociali che hanno partecipato al gruppo di studio hanno molto insistito su questo punto, molto insistito. Per cui sono esse stesse consapevoli del fatto che ci vuole un impegno anche nel mondo del lavoro. Cosa accade adesso? Bene, quello che accade adesso con questo parere, oltre alla presentazione qui oggi, che è di fondamentale importanza, è che ovviamente deve entrare, con la giusta gradualità dei tempi europei, ai noi, nell'agenda europea. Abbiamo già fatto un incontro con la Commissione europea, con la quale abbiamo trovato delle assonanze, direi anche quasi imbarazzanti, insomma, non ce l'aspettavamo. La Commissione europea, la parte che si occupa di sport, ha detto siamo insieme a combattere un'analoga battaglia, cioè quello che le istituzioni europee se ne facciano carico. È chiaro che questo deve passare attraverso il Parlamento europeo, è chiaro che questo deve passare attraverso il Consiglio europeo, e per fortuna c'è la presenza del Ministro Orlando, perché il Consiglio è formato dai paesi e quindi saranno i paesi che sono in grado di spingere o meno affinché delle cose accadano. Ma devo dire anche, in ultimo, che è importante, è fondamentale, anzi, che le piattaforme europee se ne facciano carico. Perché dico questo? Perché fondamentalmente tutto questo nasce dall'esperienza italiana. Nasce l'esperienza della WISP, del Forum del Terzo Settore, non è un tema completamente consegnato, interamente consegnato, e di cui le piattaforme europee si fanno carico. Abbiamo scoperto e sappiamo che esiste un Comitato europeo per la riattivazione, diciamo, delle attività sportive a livello della Commissione europea. Bene, in quel comitato sono rappresentate UEFA, FIFA, Comitato Olimpico e via discorrendo, sono rappresentate anche le piattaforme europee e presto, piattaforme europee dello sport di base, e presto, nella prossima sessione di questo comitato, ci sarà l'opportunità di parlare proprio di benessere, sport e benessere, e quindi ricominciare da questo punto. Noi ci saremo, ma ci dovranno essere piattaforme europee che faranno la loro dose di rappresentanza. Quindi, come dire, nel panorama europeo tutti hanno un ruolo e non è evidentemente possibile pensare che da qui a una sua iscrizione ufficiale dell'agenda europea nessuno si possa tirare indietro. Purtroppo siamo tutti in questa barca, per cui, come dire, questo è un inizio di lavoro. In ultimo, fatemi dire, lo sport è liberazione. È liberazione. Per una persona con una disabilità come me, ma c'è qui Roberto Valori che lo saprà dire molto di me, insomma, lo sport è stato uno straordinario veicolo di emancipazione da una condizione in cui eravamo relegate come persone con disabilità, cioè quelli di poveri malati che devono stare nei centri di abitazione, lontani, distanti dalla società. Oggi invece lo sport per le persone con disabilità è diventato qualcosa a cui porre attenzione anche mass mediatica importante, in cui si capisce che c'è una emancipazione da parte delle persone, che il percorso è avviato ed è fondamentale. Questo ci dice che lo sport è più avanti del resto della società, lo dico con molta franchezza. Noi scontiamo una lista d'attesa nelle liste di collocamento al lavoro di 700-800 mila persone e sta aumentando, non sta diminuendo, nonostante gli sforzi, una legge e via discorrendo. Come dire, lo sport è molto più inclusivo di come è tutto il resto della società.
Questo va detto ed è un veicolo straordinario. Per questo io credo che il lavoro che fa la WISP in particolare nello sport di base sia fondamentalmente quello di cui c'è bisogno per rigenerare coesione, diritti e uguaglianza sostanziale. Grazie.